Bentornati a Benchmark. Sono ormai tante le panchine che abbiamo posizionato sulla nostra mappa di Torino a indicare il valore che tante esperienze stanno dando alla piattaforma di Torino Social Impact nell'interpretare l'economia d'impatto. Questa volta conosciamo gli amici di Codex, che è un'agenzia per lo sviluppo nata tra il 1987 e il 1988 in forma cooperativa, che offre la sua consulenza per far crescere in modo integrato sui temi dell'Unione Europea, dello sviluppo economico locale e delle politiche del lavoro. Analisi, informazione, valutazione, assistenza tecnica, tutto ciò che può accompagnare la crescita di attività economiche, che sono state 1500, quelle nuove create appunto in questi ultimi anni, oltre 200 progetti europei presentati e soprattutto tre parole chiave che ci danno le coordinate importanti per capire come si svolge questa attività. Rete, il networking, perché oggi più che mai è importante essere collegati, sviluppo locale, perché tutto quello che si fa anche in una prospettiva globale deve avere una ricaduta laddove ci si trova, e poi le competenze e le persone, quindi il valore del capitale umano, che resta pur sempre una delle più forti e più importanti strategie da sviluppare per creare benessere e impatto. Mi chiamo Rosalba Lagrotteria, sono socia di Codex e dal 92 mi occupo di consulenza, assistenza e informazione sui progetti e programmi europei. Mi chiamo Francesca Vanzetti, sono socia di Codex e dal 1994 mi occupo di sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese. Manca oggi la terza socia di Codex, anche lei è una donna, quindi possiamo dire che all'interno di Codex la parità di genere non è un problema. Oggi ci troviamo su questa panchina che è a due passi dal nostro ufficio, perché si trova proprio al centro di quello che è chiamato il miglio dell'innovazione torinese, che va dal Politecnico all'Environment Park. È un punto strategico sia dal punto di vista tematico ma anche dal punto di vista logistico, perché noi siamo sempre stati piuttosto mobili, per cui l'essere vicini a una stazione e alla metropolitana ci permette di raggiungere rapidamente tutti gli angoli di Torino ma anche di muoverci verso il resto dell'Italia e dell'Europa, visto che abbiamo sempre guardato a dei contesti più ampi e diversificati. Codex ha sempre avuto una dimensione europea e ha sempre lavorato a livello transnazionale, svolgendo un'intensa attività di networking. Il nostro approccio è sempre stato quello di lavorare come partner a fianco dei soggetti del territorio e quindi agendo come agenzia di sviluppo e non come una tradizionale società di consulenza. Noi siamo uno dei soggetti gestori del programma MIP Mettersi in Proprio, promosso dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana. Questo ci offre indubbiamente un osservatorio privilegiato e possiamo dire che, malgrado questo periodo particolarmente difficile, più di 100 persone al mese, di cui ben oltre la metà insistono sulla città di Torino, ci contattano per sviluppare il loro progetto di impresa in tutti i settori, da quelli più tradizionali a quelli turistico, culturali e dell'innovazione sociale. L'innovazione sociale è sempre presente nei nostri progetti, anche perché l'innovazione sociale in Europa è un processo che arriva da lontano. Noi lo interpretiamo come un approccio per valorizzare quelle che sono le esperienze e trasformarle in modelli per combattere la povertà, per creare un nuovo modello di sviluppo di cui oggi c'è più che mai bisogno.